Amici appassionati del grande calcio a 5 puntino, ben ritrovati. Questa è la quinta puntata della trasmissione speciale di Mondo Futsal TV. Quinta puntata in cui, come sempre, andremo ad analizzare risultati, classifiche, andremo a vedere anche i contributi composti per voi dalla nostra grande redazione. Fra poco, dopo la sigla, dalla Serie A alla Serie D, tutto per voi nella quinta puntata di Mondo Futsal TV. Dopo la sigla, quindi, ritrovati con la quinta puntata di Mondo Futsal TV, lo speciale dalla Serie A alla Serie D con risultati, classifiche e tutti i contributi filmati. Prima di cominciare, naturalmente, per voi alcune coordinate per ritrovarci anche su internet, mondofutsal.net, il nostro sito internet dove troverete davvero tutto quello che cercate sul calcio a 5 puntino, su YouTube Mondo Futsal TV, il nostro canale tematico dedicato al calcio a 5 puntino e non solo, con tutte le partite e le interviste ai protagonisti di questo weekend e di tanti altri delle settimane precedenti. Per cominciare si comincia con la Serie A, naturalmente, la rapidola di Calcio a 5. Sono ancora note dolenti purtroppo per il team di Luca Giampaolo, che ha perso 5-1 pesantemente in terra pugliese contro il Fabrizio Corigliano, l'altra sorprendente matricola del girone, così come proprio la rapidola di Calcio a 5, però con diversi risultati sta viaggiando verso i piani alti della classifica. La squadra pugliese ha vinto 5-1, come abbiamo detto, il team puntino di Giampaolo ha retto per un tempo e mezzo, diciamo, finito il primo tempo sotto di 2-0, si è poi riuscita a ritornare in partita con Menini, ci ha provato tante volte la squadra di Giampaolo, ma non è riuscita a sfondare la difesa, la retroguardia pugliese. Poi, naturalmente, come sempre succede nel calcio a 5, nelle ultime battute dell'incontro il Latina ha provato il tutto per tutto, ha messo il portiere di movimento, Lucio Avellino, l'argentino, ha provato la carta del portiere di movimento ed è stata punita, come spesso accade, con Fabrizio Corigliano che dilagava nel finale fino al 5-1 conclusivo. Adesso la possibilità immediata di rifarsi già venerdì a Palabianchini per la rapidola Latina calcio a 5 serve per forza una vittoria contro il Bologna. Ricordiamo l'appuntamento Palabianchini, ore 20:30 venerdì sera, il solito appuntamento con il grande calcio a 5 della Rapido. Speriamo, naturalmente, per i tifosi pontini, per tutti gli appassionati del calcio a 5, che presto sia invertita la rotta per la squadra nerazzurra. Ma possiamo dare la parola alla grafica, passiamo con i risultati della Serie A e poi la classifica al prossimo turno. Risultati quindi della settima giornata: il Fabrizio Corigliano, come abbiamo detto, si è imposto sulla Rapido Latina calcio a 5 per 5-1, soltanto il gol di Menini a lasciare intatte quasi le speranze nel secondo tempo per la Rapido non sono bastate. Poi il caos contro l'Asti, stesso risultato ma a parti invertite, l'Asti è andato a spugnare il campo del caos per 5-1, pareggio tra Pescara e Futsal Città di Sesto 2-2, risultato finale, Real Rieti SS Lazio, il colpaccio del Real Rieti contro Lazio 6-4, Napoli Acqua e Sapone 3-3, ha riposato l'alter ego Luparenzi. Adesso con la grafica passiamo alla classifica, una classifica che è molto corta, molto breve. Ed è Lazio, alter ego Luparense e Asti a 13 punti, prima in classifica, anche se per alter ego Luparense e Asti va detto che c'è una partita in meno da giocare, quindi virtualmente appaiate l'alter ego Luparense e Asti. Segue la sorprendente, come abbiamo detto, Fabrizio Corigliano, la matricola terribile pugliese, 12 punti nelle 7 partite giocate, Real Rieti 10 punti, il Pescara appaiato con il Futsal Città di Sesto, qui passiamo nella metà bassa della classifica con 9 punti, Acqua e Sapone, Caos Bologna 7 punti pari merito,
purtroppo per la Rapido Latina Calcio 5. Un penultimo posto, 4 punti di distanza con la zona salvezza, 3 punti in 6 partite, chiude la graduatoria il Napoli, 2 punti in 6 partite. Adesso andiamo a vedere cosa ci aspetta nella 8ª giornata. Acqua e Sapone contro il Pescara, Asti Napoli, la partita da testa coda della giornata, Futsal Città di Sesto contro il Real Rieti, e quindi tutti scontri diretti praticamente. La Rapido Latina Calcio a 5 contro il Caos Futsal Bologna deve assolutamente vincere proprio per avvicinarsi al trenino della salvezza. La Rapido Latina Calcio a 5 chiude la giornata, la SS Lazio contro l'Alter Ego Luparense, e questa è la super sfida della 7ª giornata in Serie A. E note dolenti purtroppo anche in Serie B, stesso discorso fatto per la Rapido Latina Calcio 5, non riesce a ingranare più di tanto la Virtus Fondi del player manager Rosigna, il brasiliano tra l'altro ex proprio del Latina, vecchie conoscenze del Latina. La Virtus Fondi ha affondato in terra umbra contro il Maran Nurzia, 10-3, risultato eloquente, lascia intendere bene cosa è successo in terra umbra. La Virtus Fondi è andata incontro a una giornata no troppo forte, però il team umbro, il Maran, che è terzo in classifica, naviga verso i piani alti della graduatoria e cerca quindi la promozione addirittura in Serie A2. Per la Virtus Fondi c'è adesso il momento di ragionare, di rimettere insieme i coach e di preparare al meglio la prossima partita in casa al Palasport di Fondi. Arriverà l'Ardenza Ciampino. Per a rendere meno amara la giornata, se così si può dire, del Fondi, la Virtus Fondi in terra umbra, il 10-3, i gol di Trioro, Lauretti e del solito Frenetti, che però non sono bastati ad evitare la debacle contro il Maran. Passiamo, come sempre, prima di tutto i risultati di giornata della Serie B. In Serie B vediamo l'Ardenza Ciampino Porto San Giorgio. Il Porto San Giorgio espugna il campo capitolino del Ciampino con un netto 6-3. Civitanova Perugia più equilibrio, ma sempre risultato che arride agli ospiti. Il Perugia vince 2-1. L'Olympus va a vincere con un secco 5-1, la capo classifica non fa sconti al Futsal Aprutino. Maran Nurzia Calcio a 5, Virtus Fondi, abbiamo detto, debacle dei fondani, 10-3, risultato più netto di giornata. Netta anche però la vittoria del Prato Rinaldo contro l'Atlante Grosseto, 8-4 il finale. San Giorgese contro Foligno Calcio a 5, 2-3 il classifica, in cui l'Olympus va in testa alla classifica con 16 punti, Ardenza Ciampino a seguire 13 punti, Maran Nurzia Calcio a 5, l'abbiamo detto, terza forza del torneo, troppo forte per il Fondi, 12 punti. Seguono Atlante Grosseto e Futsal Aprutino, 10 punti, Foligno appaiato con Prato Rinaldo a 7 punti, Porto San Giorgio e Perugia insieme proprio a Virtus Fondi, quindi non distantissima la squadra di Rosigna dalla trenino della salvezza, 6 punti in 6 partite, chiudono la graduatoria staccatissime, Civitanova 3 punti e San Giorgese 0 punti. Andiamo quindi a leggere il prossimo turno. Abbiamo detto, al Palasport di Fondi arriverà l'Ardenza Ciampino. L'Ardenza Ciampino, la squadra in testa alla, seconda in classifica, quindi un altro veramente difficile scoglio da superare per la squadra di Rosigna. Vediamo gli altri incontri della 7ª giornata. Grosseto contro Futsal Aprutino, il Foligno ospita il lanciato Prato Rinaldo, la capolista Olympus andrà proprio ospiterà il big match di giornata contro il Maran Nurzia Calcio a 5, giustiziere sabato sera del Fondi, della Virtus Fondi, Porto San Giorgio contro Civitanova e poi chiude Perugia contro San Giorgese. Undicesima giornata in Serie C1 e purtroppo è stato un weekend dalle note dolenti per le formazioni pontine impegnate nei massimi campionati di futsal a livello nazionale. Dopo le sconfitte delle formazioni in Serie A, la Rapido Latina Calcio a 5, e in Serie B, la Virtus Fondi, non va meglio in C1, dove Minturno e Eagles Aprilia vengono sconfitti nei rispettivi difficili impegni, c'è da dirlo. Il Minturno ha perso 4-2 in casa della Virtus Palombara
e non è valsa a nulla una ottima prestazione dei minturnesi, che hanno tenuto testa al Pallombara per gran parte del match per poi cedere soltanto nel finale. Stesso identico discorso per Ligos Aprilia di mister Iannaccone, la matricola di questo raggruppamento che si sta ben distinguendo. Per ora i risultati non arrivano, ma sicuramente arriveranno se giocheranno come hanno fatto la formazione del Lido de Ostia. Troppo forte i lidensi romani capitolini per la formazione dell'Eagles Aprilia, un Eagles Aprilia che però ha saputo tenere testa al Lido di Ostia e farà tesoro di questa esperienza per continuare in campionato a far bene e cercare di raggiungere la salvezza. Aiuto della grafica, andiamo con quindi i risultati. L'Active Network ha battuto con un secco 12-4 il TCP, quindi netto risultato per l'Active Network, che è una formazione che prova a fare il grande salto di categoria, perlomeno a insidiare i piani alti della classifica. Albano con Mira in 2-2, partiscono posta in palio le due formazioni del comprensorio romano. Capitolina Marconi contro Anni Novi Ciampino, 4-2 risultato finale. Civitavecchia Real Castelfontana 7-0, eloquente anche questo risultato in un campionato in cui si sta spezzando a metà la classifica. Eagles Aprilia contro Lido di Ostia, un 5-8. Lazio Calcetto Città di Baliano 1-3, Nuovo Atletico Fiorentino Atletico Civitavecchia 7-4, come abbiamo detto Virtus Pallombara Minturno 4-2 il finale. Abbiamo detto 10 giornate giocate finora, Capitolina Marconi e Virtus Pallombara fanno il vuoto, 27 punti per il Marconi, 25 per la Virtus Pallombara. Segue Lido di Ostia a 21 punti, poi il gruppone di centroclassifica racchiuso tutto praticamente in pochi punti, 4 punti, Active Network 18, Albano e Anni Novi Ciampino 16, Nuovo Atletico Fiorentino 15 insieme alla Mirafin, Atletico Civitavecchia 14, Real Castelfontana 13, Città di Pagliano 11, Civitavecchia 10. Purtroppo dobbiamo scendere nei bassi fondi per trovare le due nostre rappresentanti puntine. Minturno insieme alla Lazio Calcetto 7 punti. Chiudono la classifica Eagles Aprilia con 6 punti insieme al TCP. A proposito di C1, abbiamo detto, avevamo promesso le immagini della formazione minturnese impegnata in casa del Real Pallombara. A voi il servizio di questa sconfitta purtroppo del Minturno in casa del Pallombara.
Chiediamo sempre l'aiuto della grafica per leggere gli incontri della 11ª giornata di Serie C1. Partiamo subito con l'impegno difficile del Igos Aprilia in casa dell'Active Network, poi Aninovi Ciampino contro Civitavecchia, Atletico Civitavecchia contro Capitolina Marconi, Città di Palano contro Lido di Ostia e poi partita da vincere per il Minturno contro il Nuovo Atletico Ferentino, squadra ciociara alla portata assolutamente del team pontino, Mirafine Lazio Calcetto, Real Castelfontana Albano, TCP contro Virtus Palombara. Continuiamo il nostro excursus nel grande weekend del calcio a 5, del futsal nostrano, delle formazioni puntine. Entriamo nel vivo con tante formazioni e tante società impegnate nei campionati di C2 e Serie D. Partiamo naturalmente dalla C2, in cui le notizie sono sempre quelle, il testa a testa appassionante tra lo Sport Country Club di Gaeta e i rivali di questa stagione. Sono due le realtà, le rivali di questa stagione. Si tratta del Velletri e della Gymnastic Fondi. Il Velletri ha piegato con i gaetani in testa alla classifica, la Gymnastic insegue, unica squadra a punteggio pieno, in attesa di sapere il proprio destino per quanto riguarda una partita ancora sub giudice. Quindi la Gymnastic è l'unica squadra a punteggio pieno del raggruppamento, ma segue di fatto Sport Country Gaeta e Velletri, che continua a vincere. Lo Sport Country Gaeta vince e convince, perché la formazione biancorossa ha battuto una delle altre pretendenti al titolo di Serie C2, vale a dire Lanzio Lavinio. Sempre difficile l'incontro, il super derby per il Velletri, che ha superato l'FC Cisterna, i cugini rivali dell'FC Cisterna, da una cisterna all'altra. Subito dietro abbiamo detto la Gymnastic Fondi ha battuto la Fortitudo Terracina abbastanza agevolmente, continuando la propria marcia e la scala da C2. Da una cisterna all'altra, dicevamo, la Vigor Cisterna torna al successo dopo il turno di riposo, vincendo ai danni della Visfondi. Il Podgora vince la Cisterna, sorride la squadra di Pacassoni dopo qualche turno vincendo in casa del Città di Marina Minturno. Nelle partite rimanenti, l'ASC Pomezia vince il derby sul Penta Pomezia, chiude il pareggio deludente, a dire il vero, tra Sporting Giovane Risorse e Connect Ceriara Calcio a 5. Tante le assenze per la formazione delle Sporting Giovane Risorse, e Giovane Risorse che matricola del girone potevano far proprio questo match. Andiamo con i risultati di questa 8ª giornata di Serie C2. Netta la vittoria del Real Podgora in casa del Città di Minturno Marina, 9-1 la vittoria dei borgiani, 4 gol di Ciuffa, addirittura doppietta di Cristofori, poi in gol anche Mameli e Bacoli. Il Real Podgora matricola del girone, fa un sobboccone del Città di Minturno Marina. Gymnastic Studio Fondi continua a macinare risultati contro, battendo in casa il Fortitudo Terracina, 8-1 il risultato finale. Derby di Pomezia che sorride all'ASC Pomezia Laurentum, che in casa del Penta va a vincere 3-0. Sport Country Club Gaeta, Atletico Anzio Lavino 5-3. Altri risultati, come abbiamo detto, pareggio tra Sporting Giovane Risorse e Connect, finale 2-2, Velletri e FC Cisterna 4-3. Netto successo della Vigor Cisterna sulla Vis Fondi, la Vigor si impone in casa con un secco 7-0. Andiamo con la classifica, sempre con la nostra grafica. Abbiamo detto, un trenino di testa, sono tre le formazioni che provano a fare vuoto. Sport Country Club Gaeta e Velletri 21 punti, 8 giocate, 7 le partite giocate dalla Gymnastic Studio Fondi e 18 i punti all'attivo per i fondani, che inseguono con una partita però in meno rispetto alle due di testa. Atletico Lanzio Lavinio 16 punti, ha perso il big match di giornata. Vigor Cisterna segue metà classifica, 13 punti, un po' più staccate. Real Podgora e Sporting Giovane Risorse 11 lunghezze, Penta Pomezia 10, Visfondi 9, FC Cisternask Pomezia Laurentum 7 punti. Chiudono la classifica Connect Calcio 5, Fortitudo Cisterna con 5 punti, sperduto lì in fondo il Città di Minturno Marina. Abbiamo tanti servizi anche per quanto riguarda la Serie C2. Partiamo con la partitissima che ha visto la Vigor Cisterna vincere in casa per 7-0 con la Visfondi. Ecco le immagini curate dalla nostra redazione, solo per voi amici di Mondo Futsal.
Rientriamo in studio e diamo subito la parola alla grafica con il prossimo turno. Nona giornata della Serie C2, tanti gli scontri davvero interessanti di questa nona giornata che si consumerà nel prossimo weekend. ASC Pomezia Laurentum contro Sport Country Club Gaeta, la capolista fa visita all'ASC Pomezia. Atletico Anzavigno contro il Velletri, quindi questo è il big match della nona giornata. Quarta in classifica la Lanzio Lavigno ospita il Velletri, poi FC Cisterna, Vigor Cisterna. Super derby per le due formazioni cisternesi che si ritrovano nello stesso girone. Fortitudo Terracina contro Connect Calcio a 5, Ceriara, Penta Pomezia, Sporting Giovane Risorse. Continuiamo poi con Podogora, ospita Gymnastic Studio Fondi, Visfondi contro Città di Minturno Marina e il derby del Sud Pontino. Non è finita qui, grande spazio alla C2 in questa quinta puntata di Mondo Futsal, dopo aver visto i sette gol messi a segno dalla Vigor Cisterna. Naturalmente non poteva mancare per voi appassionati il big match di questa giornata di Serie C2. Ci riferiamo naturalmente alla partitissima di Gaeta tra Sport Country Club Gaeta e Anzio Lavigno. La capolista non fa sconti nemmeno all'Anzio Lavigno. Siamo naturalmente alla Serie D, ampio spazio anche alla categoria minore del nostro comprensorio, la Serie D che però non è meno appassionante, sta offrendo grossi spunti tecnici anche questa stagione dopo la scorsa, sempre più in alto si innalza il livello della sfida, ci si diverte sempre di più sui campi della nostra provincia con tanti risultati a sorpresa, anche se dopo 5 giornate naturalmente inizia a delinearsi una prima gerarchia di questo girone che porterà direttamente almeno due formazioni in Serie C2. Quinta giornata, tanti risultati in bilico fino all'ultimo, come quello tra Dilettanti Falasche e Virtus Latina Scalo, 4-3 risultato finale che ha reso alla formazione nettunense. Flora 92 batte Libo Calcio a 5 Nettuno per 3-2, Fortitudo Futsal Pomezia supera di misura il PR 2000 Aprilia per 2-1, Latina Scalo Cimil contro Città di Anzio 3-1 risultato finale, la Nettuno Atletico Roccamassima abbiamo detto grande pareggio 4-4 spettacolare in casa del Nettuno, secca vittoria dell'Unione d'Aprilia per 7-1 in casa del R11 Latina di mister Viglianti. Ha riposato invece il Real Latina. A luce di questi risultati andiamo a leggere la classifica. Dopo 5 giornate, abbiamo detto, provano a fare il vuoto le formazioni di testa. Latina Scalo Cimil, 13° punto staccato con 4 vittorie, un pareggio ancora imbattuta formazione di Latina Scalo. United Aprilia e Fortitudo Futsal Pomezia non mollano però, 12 punti per le due formazioni che seguono Latina Scalo Cimil, poi Lenettuno 10 punti, Città di Anzio 9, Flora 92, anche 9 punti come Real Latina che ha riposato ed è rimasta comunque nella parte centrale della classifica, Dilettanti Falasche 6 punti, poi più staccate Atletico Roccamassima, Virtus Latina Scalo 3 punti, quindi hanno festeggiato la prima vittoria i ragazzi di Marracino della Virtus Latina Scalo, Libo Calcio a 5, primo punto di questa stagione, chiudono la classifica R11 Latina e PR 2000 Aprilia. E dopo aver letto la graduatoria non poteva mancare il contributo anche per quanto riguarda il girone A della Serie D.
il big match di giornata, quello tra Latina Scalo Cimil e Città di Anzio, il finale 3-1, a voi però le immagini di questa appassionante sfida. Rientriamo naturalmente senza farci mancare il prossimo turno, sesta giornata, girone A, serie D di calcio a 5. Andiamo con la grafica. L'Atletico Roccamassima ospiterà il Flora 92, un derby per la bassa classifica per tentare di invertire la rotta per le due formazioni. Città di Anzio ospita il Nettuno per il derby Lidense. Libo Calcio a 5, altra formazione Nettuno, ospita la Fortitudo Futsal Pomezia. PR 2000 contro R11 Latina, la sfida per togliersi quello zero scomodo dalla classifica per entrambi le formazioni. United Aprilia contro Dilettanti Falasche, poi Virtus Latina Scalo contro Real Latina, riposa la capolista Cimil Latina Scalo. Da un raggruppamento all'altro, non meno appassionante, la giornata che si è consumata in Serie D, girone B. Una sola squadra al comando, l'unica in tutta la Serie D della nostra provincia, ancora a punteggio pieno. Si tratta del Real Terracina di Serie D. Diamo parola alla grafica con i risultati di questa giornata. L'Atletico Spilonga ha perso, come detto, in casa 4-1 per mano del San Giovanni Spigno. Città di Pontina Novi Orizzonti, nessun problema per il Città di Pontina di mister Cristini, 4-0 il risultato finale. Formia 1905 contro DLF Formia Calcio, 3-4 il risultato nel derbissimo di Formia. Olympus Sporting Club contro Accademia Sport, big match di giornata tra le due seconde in classifica, 5-5 il risultato finale. Real Terracina, pensieri e parole, la capolista, ha battuto 5-4 di misura l'ottimo Real Fondi. Chiude il quadro la vittoria del Suio in casa dello Sporting Terracina Calcio a 5, 6-3 risultato finale. Andiamo subito con la classifica, 5 partite, 5 vittorie. Real Terracina, pensieri e parole, guida la classifica con 15 punti, staccate ormai di 5 lunghezze, Accademia Sport e Olympus, 10 punti per loro. Seguono subito dietro Suio, che abbiamo detto una partita in meno però per il Suio, 9 punti in classifica, attende proprio il recupero con l'Olympus, seconda della classe. La formazione di Suio, appaiata con San Giovanni Spigno, 9 punti. Subito dietro Città di Pomezia Calcio a 5, 7 punti. DLF Formia Calcio insieme a Real Fondi e allo Sporting Terracina Calcio a 5, 6 punti. Formia 1905, 4 punti. Chiudono Atletico Sperlonga e Nuovi Orizzonti con un punto. Prossima giornata che si preannuncia ricca di spunti interessanti. Andiamo con il prossimo turno. Accademia Sport ospita la formazione pontina di Latina, in casa lo Sporting Terracina Calcio a 5, DLF Formia contro Atletico Sperlonga, da seguire Nuovi Orizzonti contro Formia 1905 Calcio, una sfida da bassi fondi della classifica ma non per questo meno appassionante delle altre. Real Fondi contro il Città di Pontina Calcio a 5, San Giovanni Spigno ospiterà l'Olympus Sporting Club. Super sfida, Suio, Real Terracina Calcio 5, pensieri e parole, una sfida che potrebbe decidere già da adesso quale sarà la vera gerarchia di questo girone.
e con i risultati del girone B di Serie D finiamo qui questa quinta puntata del Mondo Futsal TV, lo speciale dedicato al calcio a 5 Pontino, tutta la provincia e tutte le categorie e i nostri speciali. Dove potrete trovarli? Naturalmente su Facebook, cercando le pagine di Mondo Futsal TV e Mondo Futsal, su internet, sul nostro sito mondofutsal.net e su YouTube Mondo Futsal TV, il nostro riferimento per tutti quanti i video, le impressioni, le interviste della settimana. Da non perdere, naturalmente, appuntamento settimana prossima con la sesta puntata, risultati, classifiche e tutto quello che riguarda il calcio a 5 nostrano. Ancora un appuntamento a voi e un saluto appassionati del calcio a 5 Pontino.